Ciao ragazzi, sono Nico. Oh my god! Benvenuti in questo nuovo video. Stanno uscendo tantissime news per quanto riguarda la Season 3 di Apex Legends, che sarà chiamata Meltdown. News su Crypto, sul Charge Rifle e su un sacco di altre cose. Oggi volevo concentrarmi sulle news riguardanti la nuova stagione competitiva e quindi la seconda serie di Ranked. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link al post su Reddit nel caso vogliate consultarlo anche personalmente. Ma soprattutto vi ricordo che in descrizione trovate anche il mio profilo Instagram e il mio canale Twitch. Vi invito a darci un'occhiata, vado in live ogni sera dalle 21. E adesso iniziamo a parlare di queste novità perché sono veramente tante. Vi lascerò un gameplay di sottofondo e allora ci vediamo tra poco e buona visione! Eccoci qui, e allora iniziamo a parlare di questa nuova fantomatica serie di Ranked. Innanzitutto questo articolo comincia con un elenco dei 4 obiettivi che gli sviluppatori volevano raggiungere e hanno raggiunto con la prima serie di Ranked. Primo obiettivo, creare un vero sistema per misurare la skill in Apex Legends. Obiettivo raggiunto perché i giocatori si sono distribuiti in modo abbastanza giusto tra i vari rank. Diciamo che la grossa fetta di players, circa il 70%, al momento si trova tra Silver e Gold. Circa il 2% dei giocatori hanno raggiunto il livello Diamante e solo lo 0,2% il livello Apex Predator. Secondo obiettivo, ricompensare i giocatori competitivi. Come verranno ricompensati i giocatori competitivi? Con i premi dei vari rank, che immagino voi abbiate già visto. Un badge, una medaglietta per l'arma e per i giocatori da Diamante in su anche una scia di lancio. Terzo obiettivo, avere un matchmaking che funzioni in modo rapido ma soprattutto efficiente. In parte questo obiettivo è stato raggiunto, ma ci saranno comunque continui aggiornamenti al matchmaking anche durante la Season 3. Ultimo obiettivo, far sì che i giocatori forti possano competere al massimo del livello. E vabbè, ripeto, questo era solo un piccolo recap di quelli che secondo la Respawn sono stati gli obiettivi raggiunti con la prima serie di Ranked. Adesso passiamo a parlare delle novità che riguardano la seconda serie, che sicuramente ci interessano di più. Cosa resterà uguale? Resterà uguale il sistema di classificazione in rank e divisioni. Ciò vuol dire che avremo sempre i rank a partire dal bronzo 4 fino all'Apex Predator. Il livello minimo per giocare in Ranked sarà sempre il 10 e il matchmaking quando saremo in un party si baserà sempre sul giocatore di livello più alto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se sei a livello argento e sei in squadra con un oro e con un platino vi troverà una partita di livello platino. Ragazzi, ultimissimi posti disponibili per il torneo di Apex Legends. Se volete iscrivervi affrettatevi, tutti i link li trovate in descrizione. Soft reset, molto importante e direi anche inaspettato. Tutti ci saremmo aspettati che alla fine della prima serie di Ranked il nostro livello sarebbe stato azzerato completamente, ma non sarà così. Il livello di tutti i giocatori verrà diminuito di un rank e due divisioni. Ve la faccio più facile: un giocatore che al momento è oro 1 con la seconda serie di Ranked diventerà automaticamente argento 3, un platino 4 diventerà argento 2 e un Apex Predator diventerà platino 2. E qua nasce il mio primo dubbio, perché già adesso è abbastanza difficile trovare partite a livello bronzo e argento. Queste categorie non verranno riempite di fatto in praticamente nessun modo e di conseguenza un nuovo giocatore potrebbe avere qualche difficoltà a giocare delle partite in classificata. Va bene, gli argenti diventeranno bronzi, ma capite bene che rispetto all'inizio della scorsa season i bronzi saranno molti ma molti meno. Per quanto riguarda il sistema dei punti ci sarà un cambio radicale, in quanto tutti i punti verranno moltiplicati per 10. Cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio che se prima 3 kill vi davano 3 punti, adesso ve ne daranno 30. Allo stesso tempo, se prima per entrare in una partita pagavate 2 punti, adesso ne pagherete 20 e quindi le cose sono bilanciate. E allora perché c'è stato questo cambiamento? C'è stato questo cambiamento per far sì che il sistema possa essere un po' più livellato. Ve la spiego meglio: tra un punto e 2 punti non c'è alcun margine, non ci sono altri punteggi di mezzo. Tra 10 punti e 20 punti invece ci sono ben 10 punti. E quindi questa è sicuramente una modifica buona, perché non impatta il gameplay in nessun modo e anzi permetterà di inserire delle ricompense intermedie, diciamo. Sono cambiati del tutto anche i costi di ingresso nelle varie partite. Le partite a bronzo sono ancora gratis, quelle a silver costano 12 punti, quelle ad oro 24, a platino 36, a diamante 48 e ad Apex Predator 60. I costi delle partite sono aumentati
risultati perché tutto il sistema dei punteggi è cambiato, quindi sì, entrare in una partita vi costerà molto di più, ma guadagnerete molti più punti con ogni uccisione. E ora passiamo al capitolo forse più interessante di tutti, ossia quello riguardante le kill, gli assist e i moltiplicatori. A partire dalla seconda serie di Ranked verrà tenuto conto degli assist nel conteggio delle kill. Nonostante ciò, il massimo a cui questo contatore può arrivare rimane sempre 5. Vi ricorderete che nella prima serie di Ranked il massimo di punti ottenibili dalle kill era appunto a 5 kill. Se ne facevate 6, 7, 8, 9, 10 guadagnavate sempre e comunque 5 punti. E qua è lo stesso, con l'unica differenza che il punteggio massimo lo otterrete a 5 kill più assist, non più solo kill. Quindi per ottenere il massimo del punteggio ottenibile potrete sì fare 5 kill, ma potrete anche fare 3 kill più 2 assist, 4 assist più una kill e via così. Quando verranno conteggiati gli assist? Gli assist verranno conteggiati quando infliggerete dei danni a un giocatore 5 secondi prima che questo venga atterrato. Perché nonostante tutte le critiche hanno mantenuto il cap di 5 kill e anzi in questo caso di kill più assist? L'hanno mantenuto perché nonostante tutte le lamentele appunto dai loro dati è emerso che poche volte effettivamente si arrivava a raggiungere questo cap. Senza contare il fatto che il limite di punti alle kill abbia ridotto il fenomeno di hot dropping, ossia lo scendere tutti in una stessa zona. Inoltre è stato introdotto un moltiplicatore, quindi in base alla posizione che raggiungi nella partita le tue kill e i tuoi assist conteranno di più. Se fai delle kill e degli assist in top 10 varranno un certo numero di punti, mentre se farai lo stesso numero di kill e assist arrivando terzo varranno molto di più. E qua ho dei dubbi, ma vedremo, perché secondo me questo cambiamento potrebbe indurre la gente a camperare ancora di più. Secondo me sarebbe stato meglio semplicemente alzare il cap di kill invece che introdurre questo sistema di moltiplicatori, ma staremo a vedere. Vabbè, poi non serve che ve lo dica perché è scontato, ma le ricompense in termini di punti per quanto riguarda le varie posizioni sono cambiate di pari passo con il nuovo sistema di punteggi. Arrivare in top 10 non vi darà un punto, ma ve ne darà 10, arrivare primi ve ne darà 100 e via così. Ulteriore modifica, il badge degli Apex Predator adesso non mostrerà più semplicemente il numero di punti, ma la posizione globale. Quindi, una volta raggiunto il grado Apex Predator, potrete conoscere la vostra posizione rispetto a tutti gli altri giocatori del mondo. Capitolo ricompense. Come per la prima serie di Ranked, ci saranno delle ricompense e mi sembra che da quello che hanno scritto siano più o meno le stesse. Un badge raffigurante il livello raggiunto per tutti i giocatori, un ciondolo con il livello raggiunto per i giocatori da oro in su e una scia di lancio per i giocatori diamante e predator. Ritorna la penalità per l'abbandono, sia nelle partite ranked sia nelle partite normali. Prima penalità 5 minuti che salirà fino ad arrivare addirittura ad una settimana. In cosa consiste la penalità? Semplicemente in un blocco del matchmaking, non potrete più cercare le partite. L'abbandono verrà conteggiato sia se quitterete nella schermata di selezione delle leggende, sia se quitterete quando sarete morti ma ancora recuperabili. Sono contento di questo? Assolutamente sì, finalmente, non vedevo l'ora che la reintroducessero. Un'altra cosa che continuerà ad esserci nella seconda serie di Ranked è il perdono per la sconfitta. In sostanza non vi verranno tolti i punti se uno dei vostri compagni quitterà o se i server crasheranno. Devo dire che anche se questo sistema aveva qualche problema verso l'inizio della season, ultimamente sta funzionando molto bene, quindi sono assolutamente felice che continuerà ad esserci. E niente, le novità erano queste, adesso io vi lascio alla fine del gameplay e noi ci rivediamo tra pochissimi secondi nell'outro. Abbiamo finito! Allora, cosa ne pensate di queste novità? Siete felici? Vi hanno lasciati delusi? Secondo me sono tutte cose assolutamente positive, l'unico dubbio che ho ve l'ho già espresso. Non sono sicuro che la scelta di introdurre i moltiplicatori per le kill e per gli assist piuttosto che alzare il cap possa essere giusta. Secondo me alla fine potrebbe impattare il gameplay in modo negativo, con ancora più gente che campera per far sì che le loro kill possano valere di più. Ditemi cosa ne pensate anche di questo e adesso io vi invito, se il video vi è piaciuto,
piaciuto a lasciare un mi piace e se non lo siete già a iscrivervi al canale. In descrizione come sempre trovate tutti i miei contatti e i miei social e vi invito a seguirmi soprattutto su Instagram dove mi trovate come NicoMyGod. NicoMyGod è anche il nome del mio canale Twitch, vado in live ogni sera dalle 21 portando Apex ma anche altri giochi. Passate a darmi un saluto che vi assicuro che ci divertiremo insieme e adesso io vi saluto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, bella! Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.